questo deve essere la partita che ci dice che grazie alla qualità della settimana, diciamo, possiamo puntini puntini. Così come nella interpretazione della partita da un punto di vista offensivo, 5 giocatori in doppia cifra, 1 a 9, la distribuzione offensiva dove tutti coinvolti, nessuno si erge a star o a eroe del momento, ma capaci di leggere la partita e proprio il desiderio di passarsi la palla. Altro numero secondo me molto importante, 44 punti il quintetto base, 36 la panchina, quindi questa proprio dilatazione dei numeri devono essere un nostro punto di forza. Io non voglio pensare a un secondo di più la partita di oggi, perché quella di giovedì è di un'importanza talmente elevata che se mi metto a pensare alla roba che è successa oggi mi deprimo, invece non posso permettermi di deprimermi, ma devo essere positivo per giovedì. Purtroppo dobbiamo fare i conti con la nostra condizione in questo momento, che è questa, soprattutto fisica, e poi ovviamente questo si ripercuote anche mentalmente, e quindi quando incontriamo squadre molto fisiche, come è stato oggi Verona, che ci ha messo subito alla frusta dal punto di vista, soprattutto difensivamente, ci ha messo subito le mani addosso difendendo con molta aggressività, facciamo fatica, ci provo a fare. Questo è quello che in questo momento è la nostra condizione. Non aiuta certo il fatto che dobbiamo giocare 3 partite in una settimana, però questo è il calendario, quindi dobbiamo prenderne atto, dobbiamo cercare di essere più forti possibile mentalmente, sapendo che giovedì abbiamo un'altra partita, quindi non abbiamo nemmeno tempo. È una sorta di situazione similare a quella dei playoff, non hai tempo nemmeno di metterti a pensare a quello che è successo nella gara precedente, perché quella più importante è quella che dobbiamo giocare giovedì. La partita era nata anche abbastanza bene, siamo riusciti a stare in partita all'inizio, poi purtroppo si è scavato un piccolo solco, lì abbiamo avuto forse, come poi è successo da lì in avanti, qualche palla persa di troppo che ha innescato il loro contropiede, e quindi si è aperto un solco che poi non siamo stati più in grado di rintuzzare. Vabbè, poi ci sarebbe da parlare di tutto quello che riguarda condizioni fisiche, Black Shear e quant'altro, però insomma, penso che ormai è talmente ripetitiva questa cosa che non voglio nemmeno più attaccarmi, no, alle varie scusanti, perché ne stiamo almeno a Forlì ne stiamo parlando, ormai si parla sempre, ogni volta che facciamo una conferenza stampa pre e post partita parliamo solo di questo, quindi alla fine finisce per diventare veramente un alibi, cioè sappiamo che non stiamo bene, che abbiamo condizioni fisiche precarie, però dobbiamo farcene una ragione, questo è e questo ci dobbiamo portare dietro fino a che non miglioreremo e non usciremo da questo tunnel di infortuni e di problemi. Ma sì, ma il problema è quello che hai detto, hai usato il termine giusto, una fiammata, cioè abbiamo avuto una fiammata, il problema è che per giocare a questo livello qua serve continuità nell'arco della prestazione, della giornata e anche se possibile della stagione. Noi in questo momento purtroppo, per come siamo messi, non abbiamo uno straccio di continuità, per cui magari facciamo delle fiammate ogni tanto positive, abbiamo avuto anche una discreta partenza, ripeto che era stata sicuramente molto migliore di quella che abbiamo avuto a Trieste, il problema è che adesso, soprattutto fuori casa, contro le squadre che ci mettono un po' le mani addosso, facciamo fatica, ragazzi, questa è di un'evidenza talmente lampante che mi riesce anche difficile dirlo troppo, perché credo che chiunque mastichi di pallacanestro riesca a vederlo e capirlo. Abbiamo tutti e due i nostri giocatori numero 3 che entrambi potrebbero anche dare una mano in qualche momento, magari del numero 4, sia Black Shear che Pjeric, uno fuori uso completamente, l'altro non completamente ma quasi, e quindi è chiaro che poi le squadre avversarie su questo giocano in maniera importante. Già noi siamo una squadra che non ha una fisicità preponderante nei lunghi, siamo una squadra che ha bisogno di correre, stare bene, di giocare a un certo ritmo. Se non possiamo giocare quel ritmo diventiamo una squadra
facilmente attaccabile. Purtroppo, ripeto, in questo lasso di tempo, da quando si è venuto a creare questa situazione sia con Pierici che con Bashir, siamo un po' più vulnerabili di quanto non lo eravamo prima. Poi, ripeto, che in questo ci sia anche una componente psicologica, può essere che sia così, perché ovviamente possiamo essere anche meglio di così, di come siamo stati oggi, e lo siamo anche stati. Il problema è che probabilmente quando andiamo in crisi, quando andiamo in difficoltà, facciamo fatica ad attaccarci a qualcosa o a qualcuno. Forse dovremmo fare in modo che queste sconfitte aiutino anche a trovare un'identità nei problemi, cosa che le squadre che hanno un senso hanno. Noi in questo senso dobbiamo ancora trovarlo e speriamo di trovarlo anche abbastanza in fretta, perché ne abbiamo bisogno. Gestirlo come lo sto gestendo da 20 giorni in questa parte, che non si allena e gioca a partita. Però quanto può durare un giocatore non allenandosi a giocare? Io credo che il tempo della gente che accende l'interruttore e gioca sia finito, ma a qualsiasi livello, anche i livelli più alti dei nostri. Qui, fino a quando questo problema non gli consentirà poi di ricominciare ad allenarsi in continuità, dovremo prendere quello che c'è. Chiaro che giovedì abbiamo una partita molto importante, primo perché giochiamo in casa, secondo perché giochiamo contro una squadra che ha la posizione di classifica simile alla nostra, perché comunque, parliamoci chiaro, Verona era in questa posizione, ma adesso non voglio, magari Luca si toccherà sotto, però è una squadra che non ha, a livello di roster non ha niente a che vedere con quelli che si trovano in quella posizione lì, non c'entra proprio niente, mentre invece la squadra che incontreremo giovedì è una squadra sulla quale noi e quelle che hanno come obiettivo di salvarci devono cercare di fare risultato, come è stato domenica scorsa con Recanati. Giovedì sarà una partita di quel tipo lì.